Ciao, allora ho bisogno del vostro aiuto. Questi sono dei vestiti quasi nuovi perché da quando li ho comprati praticamente li ho messi pochissime volte. In realtà l'ho utilizzati così poco perché io preferisco utilizzare anche durante l'inverno delle magliette a maniche corte come ad esempio questa e non utilizzare magari un maglione perché non lo so, non mi piacciono i maglioni, cioè preferisco più appunto le magliette così. E quindi io ho bisogno del vostro aiuto perché adesso vi farò vedere tutti questi maglioni e vestiti indossati e voi mi dovete dire nei commenti se li devo tenere oppure magari regalarli perché sinceramente mi dispiace lasciare magari delle cose nuove nel mio armadio quando magari altre persone potrebbero utilizzarlo al posto mio, cioè è peccato lasciarli appunto lì così senza utilizzarli. E quindi niente, cioè adesso li indosserò e voi magari nei commenti potete dirmi se lasciarli o meno, se vi piacciono, no, non lo so, date voi un giudizio perché io ormai lo sapete, cioè alla fine magari anche se scelgo delle cose carine, poi non riesco mai a diciamo a sistemare, cioè a trovare un giusto abbinamento, ecco, con altre cose. Ad esempio, l'altra volta ho comprato quella gonna bellissima blu brillantinata, ma poi non so mai con cosa abbinarla, ecco. E quindi faccio sempre dei danni e magari piano piano imparerò anch'io a trovare delle cose carine e ad abbinarle appunto con altre cose carine. Se no, faccio sempre danni, ecco. Comunque, iniziamo da questo maglione. Sì. Proverò per primo questo maglioncino. Anzi, no, scusate, non proverò prima quel maglioncino, ma proverò per primo questo maglioncino bianco perché ho i jeans addosso, quindi è inutile togliere i jeans poi rimetterli dopo. Quindi, per evitare tutto questo, inizio dai maglioncini. Ecco, quindi adesso proverò questo maglioncino bianco. E questo non ricordo dove l'ho comprato, da Bershka, mi sembra. Non so se si chiama così, se l'ho pronunciato giusto nel negozio, però avete capito. E ce l'ha uguale anche Jenny, perché ormai lo dovete sapere, ogni volta che compro una cosa, Jenny la deve per forza comprare uguale alla mia. E c'è proprio identico, anche dello stesso colore bianco, solo che l'ho utilizzato pochissime volte perché non mi convince tanto il collo alto, cioè mi dà fastidio avere il collo alto, ecco. Però cioè, è bello, quindi non lo so. Adesso ve lo faccio vedere indossato. Ok, l'ho indossato e praticamente sotto ho lasciato la maglietta blu, ma non fa niente. Comunque, questo mi sa che lo terrò ovviamente perché mi piace. Anche l'unica cosa che dà fastidio è il collo. Però, cioè, a me piace. Poi non ho capito perché si è allargato da qui. Prima era più stretto, cioè dovrei tipo legarlo così. Ecco, come faccio con le magliette, dovrei legare anche questo maglioncino. A parte questo, cioè, io lo terrei. Voi cosa dite? Adesso provo questo maglioncino. Questo l'ho comprato su Shein. Lo sta utilizzando Jenny. Quindi mi sa che lei lo vuole tenere. Però ve lo faccio vedere lo stesso. Cioè, io non l'ho mai utilizzato, proprio mai. Cioè, è carino. L'unica cosa che non mi convince di questo maglioncino sono questi fiori enormi perché sono leggermente fastidiosi e poi non lo so, cioè, vedo questo maglioncino tipo da bambina, ecco, cioè, però non è male, quindi non lo so, a parte che, vi ripeto, lo sta utilizzando Jenny, quindi mi sa che lei lo vorrà tenere, non lo so, ditemi voi cosa ne pensate di questo maglioncino. Il colore è bello, fucsia. Ho sbagliato secondo me a prenderlo con questi fiori giganti praticamente, solo questo. Allora, questa invece è una camicia lunga e vabbè, ve la faccio vedere così, è inutile adesso che mi metto ad aprire tutti questi bottoni perché sono davvero tanti. È una camicia lunga, semplice e rosa, mai utilizzata, infatti questa mi sa che proprio non l'avete mai vista. Perché non so come indossarla, cioè nel senso cosa dovrei aggiungere, forse una cintura, boh,
Non saprei. Cioè, poi con quale scarpe magari? Cioè, che scarpe utilizzare con questa camicia? Non lo so, aiuto. Sono proprio indecisa, cioè non so. Ah, e poi insieme a questa camicia avevo comprato questo maglione. Perché praticamente allora, questo maglione e quella camicia l'ho comprate su Shein e praticamente c'era tipo un completo, cioè su quella camicia rosa c'era questo maglioncino bianco, però io ho provato ad indossarli insieme, ma non lo so, cioè non mi stanno bene, secondo me non sono vestiti giovanili, ecco, non lo so, non mi convincono. Quindi non saprei, cioè vorrei regalarli. Secondo me è peccato tenerli nell'armadio, sono completamente nuovi, non li ho mai messi e sinceramente non so neanche come abbinarli. Quindi magari se voi mi potete suggerire appunto come fare per indossare queste cose, sarei molto felice perché non lo so, sono proprio negata. Ah, e poi adesso è rimasta l'ultima cosa che vi avevo detto che ve l'avrei fatta vedere per prima, invece la faccio vedere per ultima, ma non fa niente, ed è quel maglione fucsia. Allora, devo essere sincera, questo maglione è uno dei miei maglioni preferiti, anche se come vi ho già detto prima, praticamente io utilizzo pochissime volte i maglioni, questo l'ho utilizzato spesso quando andavo a scuola e sotto mettevo un leggings perché questo è abbastanza largo, quindi non potevo indossarlo come una tuta sotto e indossavo sempre dei leggings neri. Allora, questo è abbastanza lungo, diciamo, quindi io potrei indossarlo anche come un vestito. Potrei metterlo anche, ad esempio, cioè sotto potrei mettere dei collant e magari gli stivali neri, quelli che vedete sempre. E secondo me potrebbe andare. L'unica cosa che, come sempre, mi dà fastidio, ovviamente, è il collo alto, praticamente. Aspettate che lo indosso sopra. Così vi faccio vedere. Cioè, secondo me come vestito potrebbe andare. E questo l'ho comprato perché avevo visto una cosa simile in TV, diciamo, e quindi ho detto, no, lo devo comprare. Ovviamente non l'ho trovato proprio identico a quello che c'era in TV, però l'ho preso simile. Allora, è così, cioè la lunghezza mi arriva qui. Quindi potrebbe andare benissimo come vestito, ecco. E non lo so, cioè, voi cosa ne dite? Magari potrei mettere tipo una cintura, non lo so, forse sta male una cintura. Comunque dietro è così, cioè, semplice. E ovviamente questo mi sa che lo terrò perché è appunto uno dei miei maglioni preferiti e mi dispiace un po' lasciarlo. Però, non lo so, cioè, a me dà proprio fastidio qua il collo, cioè, è una cosa che non sopporto, non posso farci niente. E l'unica cosa che mi dispiace, appunto, è che durante quest'inverno non l'ho praticamente utilizzato mai, per niente. Infatti, voi non l'avete mai visto. E magari cercherò in questi giorni di utilizzarlo. E niente, non lo so, ditemi voi le cose che dovrei lasciare nel mio armadio e le cose che invece dovrei appunto togliere e magari le regalo perché sinceramente è peccato buttarle, quindi sono tutte cose completamente nuove, vi ripeto, non le ho mai utilizzate, quindi mi dispiace buttarle. Cioè che poi alla fine io, come sempre, ordino le cose e magari poi le lascio nell'armadio e non le utilizzo mai, così senza un motivo, non so perché. Anzi, spesso molte cose che non utilizzo le utilizza per fortuna mia sorella, quindi almeno Jenny le utilizza e fa bene perché altrimenti rimarrebbero lì dove sono. Comunque scrivete nei commenti le cose che dovrei lasciare e le cose che dovrei magari regalare.